Sono in bagno, sono in bagno. Dice, perché Maddalena sei in bagno? Perché poco fa sono andata a cambiare il galleggiante del gabinetto della... Oddio, sono stanca, non mi vengono le parole. Il galleggiante di questo, insomma, no? Dello scarico, perché si era consumato. E sono andata con quello vecchio. Adesso questo qua non è quello vecchio, questo è quello nuovo, però avevo quello vecchio. E mi dice, e gli dico quanto costa? E quello mi fa 10 euro. 10 euro. E io faccio, ah. Poi chiedo, ma si può cambiare solo questa parte, questa qui di gomma nera? E lui mi fa, sì. E io dico, quanto costa? E lui mi fa, 4 euro. E io ho detto, va bene, allora cambio soltanto la parte nera. Adesso io l'ho provato, prima, e funziona. Perfettamente, con 6 euro di meno. Questa è la vita, bisogna sempre non accontentarsi della prima risposta. Ho imparato a mie spese, anche con la bicicletta. Mi volevano cambiare copertoni, camera d'aria, tutto. E io poi alla fine ho cambiato soltanto un copertone e anziché spendere 20 euro ne ho spesi 8. Non bisogna mai accontentarsi della prima risposta. Va bene, adesso rimetto questo aggeggio qua. Piano piano, ecco qua, lo rimettiamo. Arrivederci. Anche Tano è venuto in bagno, che carino, Ciccio. Salutiamo. Arrivederci da Maddalena. Ci ho preso gusto a fare i video col telefonino. Lo so che c'è poca definizione, però è talmente pratico. Poi a Natale, se riesco a mettere un po' di soldi da parte, mi prendo una cosa più. Vabbè. Bye bye. Sentite che bel rumore che fa. E non perde neanche una goccia d'acqua. Però devo mettere l'anticalcare, perché prima con tutta quell'acqua che scocciolava si è formato. Vabbè. No, lo so che sono al limite della patologia, però quando io devo buttare via qualcosa di vecchio, un po' mi dispiace. Allora lo ringrazio. Grazie, vecchio galleggiante. Hai fatto il tuo dovere. Adesso ti butto nella spazzatura. Fai buon viaggio. Più carino così, più carino.